Ragazzi, buongiorno. Stamattina mi sono alzato veramente tardi. Guardate. Vuoi vedere la mia colazione? Würstel e formaggino. La mia nuova colazione. Ecco, ah sì, l'erba. L'erba di ca... No, l'origano era. Beh. Mettiamo questo qua sopra. Che bella la carica. Ragazzini, abbiamo appena finito di mangiare, anzi non li sta ancora mangiando. Bravo. Io ho appena finito. Non mi va più niente, ragazzi. Madonna mia. Alzarsi e fare colazione con Wiese e formaggino mi fa sentire un tantino tedesco. No? Certo, che si dice a te? Eh? Avresti fatto direttamente colazione con la pasta. No! Ragazzi, non si può più fare questa vita, ragazzini. Qua bisogna trovare un business plan. E niente, che dire, oggi c'è una giornata pazzesca fuori, guardate quanto sole che c'è. Ma l'aria è fredda. Sì. Minchia, la notte fa freddo, eh. Mamma, Fa freddo, ragazzi. siamo in corso d'inverno. La maglietta bianca, casomai oggi andiamo a comprarla. Oggi andiamo a comprare le magliette bianche per me. Quelle di lana, eh. Fa veramente freddo, eh. Vabbè, noi vediamo cosa compra. Fa freddo, ragazzi. Beh, che dire, il lavoro va abbastanza bene. Ovviamente hanno visto le mie doti. No, già so. Guardate con la posta presente, guardate quanto è locca. Per forza, quando tutto così mi sono bloccata a mangiare con la pasta che cadeva. E niente. Ora stiamo venendo il banco dei pugni. È da buona la pasta, sai? Sì? Ti ho detto io metto un po' di pancetta. Ovviamente quando uno è maestro. Vedi che tempo addietro avevo già messo io la pancetta. E tu non la volevi? Chi te l'ha detto? Come? No. No. Scusa. Ti prendere i meriti quando non ne Ma hai. se. Ma perché non hai continuato a metterla? Per fare, non fare sempre la cosa che risulta più pesante così. Ma va, va via. Sì. Beh ragazzini, a dopo. Siamo tutti pronti per andare a prenderci il caffettino quotidiano. Stiamo portando anche lo zainetto per la scuola. Scuola per avere lavoro. Lui è andato già a prendere la machine, anzi la micro machine. Che battutaccia. Ok, niente, mo l'aspetto giù e vediamo. Ciao. Amici, mi sono appena finiti di lavare i capelli, asciugati e tutto. Mi sono tutto bello. Niente, oggi a scuola abbiamo fatto, o meglio, abbiamo visto un film. Dice, così è andata a scuola, sì. Perché stiamo facendo marketing e ci ha voluto il professore far vedere. No, Lili, no, che sto parlando con gli amici nostri. Dai, scendi. È inutile che vuole coccole adesso, dai. Giù, giù, giù. Ci ha voluto far vedere il film. Ups, il film di Steve Jobs, colui che ha inventato la Apple. Ci ha voluto far vedere quel film in virtù di caricarci di autostima. Nel senso che Bill Jobs, comunque ragazzi, è un bel film, vedetelo se non l'avete ancora visto, è un bel film. Nel senso che ci ha voluto appunto spronare nel dire Bill Gibbs, Steve Jobs era non era laureato, però nonostante tutto ha investito ed era molto furbo e molto intelligente. Che ha creato appunto questo, la Apple, e ha saputo fare
nel senso appunto con la sua intelligenza e furbizia e la sua come si dice, caparbietà, è riuscito ad avere i suoi obiettivi. Si è fatto anche delle rivincite, ha avuto delle batoste, ma ha fatto anche delle rivincite. Niente, è stato un bel film in virtù appunto di caricarci. Di ricaricarci. Il discorso è che un po' personalmente mi ha scaricato. Nel senso, ti manda un po' in palla, perché se tu fai il confronto con la tua vita, confronto con te stesso, un po' ti manda un po' giù. Però poi ci pensi e rifletti e dici: no, io sono Steve Jobs di me stessa, quindi vado avanti. La grinta a me personalmente è arrivata dopo. Al professore, ad esempio, dice: l'ha visto già per 8 volte, e dice ogni volta che lo vede gli dà grinta. Come si dice? È soggettivo. Per me la mia sensazione è che all'inizio mi ha scaricato, appunto, mi ha demoralizzato. Invece poi quando ci rifletti, perché ti fa, perlomeno a me, mi ha fatto fare un resoconto della mia situazione in genere. Ti dà carica, a me ha dato carica dopo, indifferita. Non lo so, amici, provate a vederlo voi, o comunque se l'avete visto voi, ditemi che effetto vi ha fatto. Io ho detto la mia, è un film bello. Sicuramente lo vorrei vedere un'altra volta, perché sai, stando in classe lo capisci, non lo capisci, alcune battute non le senti, lo vorrei rivedere. Anche se all'inizio può sembrare un po' pesante, però se all'inizio lo vedi con la come si dice, con la cosa di capire, vediamo Steve Jobs come ha fatto, pure per la semplice curiosità di capire come ha fatto ad arrivare dove è arrivato e come ha fatto a creare tutto questo. Boh, io ho detto la mia, ora tocca a voi. Voi vi direte: perché stai così? Come se lo sa. Stava lì sdraiata per terra che si stava prendendo le coccole. E ora, vedete, vuole giocare. Mannaggia sua, mannaggia. Le pile, cioè, quelle che durano per 4 volte. Aia. Ma mi sa che lei se le prende per 6 volte, dura di più lei. Delle classiche pile. Per 6 volte. Guardate come corre, guarda. Op! Uragano, terremoto, come la vogliamo chiamare, sempre lì. Andiamo, Lilli, andiamo. Quando dico andiamo, capisci che dobbiamo scendere giù. Andiamo, dai, andiamo. È contenta, andiamo. Aspetta. Ha avuto solo una brutta fa. Dai, ragazzi, ora io devo scenderla e poi vado a ninna. Se mi fa andare a ninna lì. A dopo. Ragazzi, bene sì, sono già a letto. Ma non per dormire, oddio, non è che sono impazzita. Sono le 11:15. Non tenete conto della mia sveglia. Cioè, avrà minimo una ventina d'anni. Però fa gli affari suoi e quello mi interessa. E niente, voglio vedere un po' di televisione sdraiata a letto.
fino a quanto, scusatemi, lo so che ora sbadiglierete pure voi. E che dire, stavo dicendo, fino a che il sonno non prende il sopravvento, il sonno viene a me. Niente ragazzi, sapete già cosa fare. Ah, una cosa, scusate, mia colpa, mio sbaglio, non siete 52 o 53 quanto ho detto iscritti, siete 55. Una nostra fan mi ha avvisato, ha detto, vedi che siete 55, ok, grazie, chiedo scusa a tutti e saluto tutti e 55 iscritti. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, mi raccomando, commentate, non fate, ho notato che non sto dicendo da 2-3 giorni commentate e non state commentando, ai 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 ai, poi non dite che sono pesanti, dite commentate, scrivetemi, condividete, mi piace, fatelo, no? Non c'è bisogno che ve lo ricordo. Amici, un bacione, ciao ciao, buonanotte. E ragazzini, come tutte le notti, io vi saluto. Ho sceso Lilli. Fa freddo, ragazzi, fa freddo. Beh, al lavoro si sta rozzolando bene. E niente. Domani devo fare 11 ore. Mamma mia. Dalle 5 di pomeriggio fino alle 4 di mattina. Ma vabbè ragazzi, iscrivetevi, iscrivetevi. Ciao, vi voglio bene. Ciao, ciao.